camminatori, buongiorno. Allora, alle mie spalle c'è Palombara Sabina ed è proprio da qui che parte il trekking per il Monte Gennaro. Allora, la cosa divertente di questo trekking è che non andiamo tantissimo in alto perché arriviamo ai 1200. Il problema è che partiamo veramente molto bassi, partiamo quasi penso dai 200, 100 metri di altitudine, 200. Infatti, eccolo lì. Anzi, quella è la torre. Forse proprio è quella la vetta del Monte Gennaro. Quindi, caro Gennaro, stiamo arrivando. Bene, camminatori, la prima parte l'avete fatta, che è questo bel sentierino sterrato, una passeggiata alla salute. Fate già un po' di dislivello, saliamo ai 500 metri, dobbiamo arrivare ai 1200. E troverete questo bel cartellone, carta escursionistica, ma vabbè, ragazzi, è il sentiero 319, ma non vi potete perdere, è impossibile. Vi metto sempre la traccia GPS, sull'articolo nel sito, quindi state tranquilli. Vi consiglio però di girarvi e godervi il panorama su Palombara Sabina e iniziamo a guadagnare un po' di vista. Adesso c'è ancora un po' di foschia perché stamattina c'era un freddo, raga, non ve lo dico. Ma sappiate che da qui, da questo sentierino che vedete davanti a me, inizia la vera salita. E mo so cazzi. Il Monte Gennaro, vabbè, mi fa ridere il Monte Gennaro perché c'è cioè, come quando, che ne so, ai cani danno il nome degli esseri umani, Luigi. Cioè io mi immagino Gennaro, cioè, che ne so, uno con la testa incassata nelle spalle, calabrese, che invece si trova qui sui Monti Lucretili. Il Monte Gennaro è la seconda vetta più alta dei Monti Lucretili, sono 1270 metri, quindi non è altissima. Però è molto figa. Non c'ho più l'età comunque. Si vede che sono fuori forma, eh? È molto interessante perché ha tanto dislivello, soprattutto guadagniamo una vista perché arriviamo prima a una sella che ci porterà al Monte Morrone della Croce dove c'è la torre di avvistamento e da lì poi saliremo sulla vetta del Monte Morrone. C'è anche il rifugio. Il rifugio del Monte Gennaro, che Google dice che, sa, che oggi dovrebbe essere aperto, oggi è festa, sulle palme. Probabile che lo sia davvero. Arrivati nei pressi della Sella Gennaro, inizierete a vedere questi giganti che vedete dietro di me. Fermatevi a guardarli bene perché sono alberi secolari, sicuramente meravigliosi. Lo so che sono solo degli alberi, possono sembrare solo degli alberi, ma cioè, fermatevi a guardarli bene, vi do questo consiglio. E soprattutto, se vi viene voglia di prendere un coltellino e disegnare delle scritte così a cazzo, fatevela passare. Cioè, veramente, non c'è bisogno, ragazzi. Lasciate un segno nel mondo, ma non così. Bene, arrivati alla sella avete due possibilità: o andare alla torre del Monte Morrone della Croce, e ora ci andiamo, ve la faccio vedere, oppure dovete seguire quel sentiero lì, vedete quella roccia con quel sentierino Kai? Quello lì ci porterà alla vetta che è lì a 200 metri di altitudine, quindi ci mettiamo poco. Allora io direi andiamo di là, il programma è questo, andiamo là, giretto, Gennaro, piadine e caffè, via. Thank you.
questo è il gran finale. C'è una bella pietraia. Poteva mancare, no? Dai, andiamo. Ed eccoci alla vetta. Guadagniamo un po' di vista. Beh, già. Ciao. Il Terminillo è ancora innevato. Vabbè, questo naturalmente è il momento più bello. Ma vi volevo far vedere una cosa bellissima, che qualcuno ha lasciato una bottiglia di vino. Io vi amo. Sotto la croce. Geniali. Beh, diciamo che ci tenevano che si leggesse, eh. L'hanno anche riscritto qua. Andiamo a vedere, va. Ma perché mi hanno detto che è un ristorante, non è un rifugio, però c'è scritto rifugio, se è un rifugio è un rifugio. Ah, stanno ristrutturando addirittura. Ok. Qui sotto c'è star bagno, sì, è proprio un ristorante questo. Ultimo tratto di sentiero, allora facciamo un punto della situazione su questo Monte Gennaro. Devo dire, non me l'aspettavo. Ho visto il dislivello e quindi sapevo che sarebbe stato impegnativo a livello fisico, però devo dire che è una bella salita. Il sentiero, fortunatamente, a parte l'ultimo tratto di pietraia, è ben tenuto, ben tracciato, quindi lo metterei come difficoltà nella difficoltà escursionistica, né turistica. Sarebbe troppo, neanche escursionisti esperti, perché alla fine non ha difficoltà particolari, a parte il dislivello e quello fisico. Tra l'altro, noi saliamo tutta l'andata, la si fa sulla parete ovest del Monte Gennaro, quindi se partite di mattina presto non beccherete sole. In estate questo qui può essere un vantaggio, quindi siete coperti dal sole, siete all'ombra almeno fino alle 10 probabilmente. Una volta che poi scavallate, tornate indietro, lì poi il sole ve lo beccate, quello fa anche piacere magari di pomeriggio. C'è la baita del rifugio Gennaro, che non ho capito se è un ristorante, se è un rifugio, non si è capito. Magari controllate, chiamate se volete mangiare lì, se no portatevi qualcosa da mangiare, fate prima. Vicino Roma, ci ho messo 40 minuti per arrivare qui da Roma. Molto carino, molto bello e ragazzi, venitevi a fare questa escursione.